carcere della Dogaia apre un'azienda di confezioni, il progetto della Caritas diocesana per il recupero dei detenuti a fine pena. Travolge ed uccide un pedone a Montelupo Fiorentino, denunciato per omicidio stradale, un 46enne pratese. Accese le luminarie in città, musica, eventi e attrazioni per i bambini per riscaldare l'atmosfera natalizia. Big match per il Prato che domani ospita il Casale Monferrato. Bentrovati a questa edizione del giorno del nostro TG. Nel carcere della Dogaia apre un'azienda di confezioni dove lavoreranno i detenuti arrivati a fine pena. Il progetto è stato presentato in Palazzo Vescovile. È un'opportunità vera per l'inserimento sociale e per diminuire il rischio recidiva, ha commentato il vescovo Nerbini. Sentiamo. Un'azienda di confezioni nella quale i lavoratori sono detenuti a fine pena è quella che a gennaio 2020 entrerà in funzione all'interno del carcere di Prato con lo scopo di dare un'opportunità concreta di lavoro ai detenuti in vista di un futuro reinserimento nella società. Coordinatrice del progetto è la Caritas diocesana tramite il braccio operativo Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. Nell'area semilibre della casa circondariale della Dogaia verrà aperto un reparto di lavoro per la confezione di sottofodere per materassi. Si tratta di una produzione resa possibile grazie alla Pointex, azienda specializzata nel settore, che farà da committente delle lavorazioni, e dalla Cooperativa Sociale San Martino della Caritas diocesana di Firenze, organizzazione che vanta una lunga esperienza di lavoro con i detenuti nella casa circondariale fiorentina Maria Gozzini, dove è aperto un servizio di lavanderia. Nel progetto Confezione, questo è il nome dell'iniziativa, saranno impiegati con un regolare contratto 5 detenuti in regime di semilibertà o che possono usufruire delle possibilità offerte dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Il team sarà coordinato da un capo reparto esterno alla struttura, appositamente formato dalla Pointex, che fornirà in comodato d'uso gratuito le macchine da cucire e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento della produzione. Il primo aspetto è un aspetto di solidarietà umana, perché il lavoro, noi pensiamo che il lavoro sia l'unica via possibile per realizzare un uomo, che sia fuori o dentro un carcere. La seconda sfida riguarda il riuscire a fare di questa attività un'attività economica a tutti gli effetti, quindi non assistenza, non solo beneficenza, ma una vera e propria attività imprenditoriale. Il terzo aspetto che mi piacerebbe evidenziare è questo, che se questa sfida, se noi riusciamo a dimostrare che si può fare impresa dentro una struttura come un carcere, allora credo che si possano aprire le porte ad altri imprenditori, ad altre iniziative. Non assistenzialismo, ma una vera attività imprenditoriale. Si potrà andare avanti soltanto se verrà prodotta una quantità minima e di qualità di lavorati che possa garantire il pagamento degli stipendi. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio portato avanti dalla Caritas, chiamato Non Solo Carcere, pensato con lo scopo di favorire il reinserimento sociale dei detenuti e sensibilizzare la cittadinanza alle questioni del mondo carcerario. Se un detenuto esce dal carcere senza aver fatto un percorso di riavvicinamento alla società civile, è come un sub che esce dall'acqua senza fare decompressione. La prima cosa che si trova a fare è il rischio di ridelinquere e tornare dentro. Quindi per la nostra società è una scelta fondamentale, umana e economica, riuscire a fare percorsi di reinclusione. Hanno la finalità prima di dare a chi fisiologicamente uscirà dal percorso carcerario un'opportunità di lavoro che consenta di evitare il più possibile la recidiva e quindi tenga in sicurezza le nostre comunità, perché rimettiamo in libertà una persona che comunque meno facilmente tornerà a delinquere. Ed è stato denunciato per omicidio stradale un 46enne di Prato che alla guida di un furgoncino ieri sera a Montelupo Fiorentino ha travolto ed ucciso un ragazzo pakistano di 25 anni, richiedente asilo ed ospite del centro d'accoglienza di Camaioni. I carabinieri hanno rilevato che il conducente, che si è subito fermato chiamando per primo i soccorsi, aveva un tasso alcolemico di poco sopra gli 0,5 grammi per litro. Questo dunque è il particolare che ha aggravato nel corso della notte la posizione del 46enne. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Il corpo del giovane pakistano è stato portato nel reparto di medicina legale a disposizione del PM Leopoldo De Gregorio per l'autopsia.
Incidente stamani in via dell'autostrada nella zona del Soccorso, una mini condotta da una donna di 63 anni ha tamponato un bus della CAP per cause ancora in corso di accertamento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 nel tratto che da via Roma conduce a via Karl Marx. La signora italiana è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze. Nessun ferito invece sull'autobus. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi della Polizia Municipale. Da ieri pomeriggio il centro storico si è ammantato di luce con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Comune e delle luminarie. Tante le iniziative per grandi e piccini in programma durante il periodo delle festività natalizie. Vediamole insieme. La cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza del Comune e delle luminarie in centro storico ha dato ufficialmente il via al periodo delle feste, un momento speciale che sarà animato da un ricco programma di iniziative promosso dal Comune in collaborazione con le categorie economiche e le associazioni. Come da tradizione saranno illuminate le strade principali e quelle secondarie, ma anche piazze e monumenti, tra cui il Castello dell'Imperatore e il Palazzo Comunale, giochi di luci anche sugli alberi in Piazza Stazione, Piazza Mercatale, Piazza Sant'Agostino e Viale Piave. Cinque invece gli alberi di Natale che saranno disseminati nel cuore della città, in Piazza del Comune e Piazza Duomo, in San Domenico, Piazza Cardinale Niccolò e nel piazzale della Biblioteca Lazzarini. L'idea ovviamente è quella di valorizzare il centro storico, mettere le luminarie come abbiamo fatto ogni anno, con un investimento importante dell'amministrazione comunale per rendere il centro storico sempre più bello, con le luminarie e gli alberi di Natale, sono ben cinque quelli che verranno posizionati nelle nostre piazze. Tra le attrazioni, la giostra a cavalli per bambini in Piazza Duomo e il trenino per grandi e piccini attraverso il centro storico durante tutti i weekend fino al 6 gennaio. Per queste festività ci sarà spazio anche per la musica, con il ritorno della Filodiffusione, che dalle 17 alle 20 trasmetterà musica in 16 vie e piazze. La playlist è realizzata in collaborazione con il Palazzo della Musica, ovvero Camerata Strumentale, Scuola di Musica Verdi e Radio Toscana Classica. Le due istituzioni, d'accordo con il Comune, hanno fatto una playlist selezionando brani musicali degli ultimi concerti, quindi dai concerti del 2016 fino ai recentissimi del 2019, naturalmente scegliendo le musiche adeguate al clima natalizio. Le luminarie accenderanno infine strade e vie anche di numerose periferie della città. Visita negli studi di TV Prato ieri pomeriggio per il vescovo Giovanni Nerbini, accolto dal direttore Gianni Rossi e dal capo servizio Giancarlo Gisonni. Monsignor Nerbini ha avuto modo di conoscere la sede della nostra emittente e di incontrare la redazione, i tecnici e l'ufficio commerciale. Il vescovo ha potuto conoscere la realtà della televisione, come si costruisce il telegiornale e le altre trasmissioni di TV Prato, emittente che ogni giorno da oltre 40 anni entra nelle case dei pratesi. La visita è proseguita con un momento di incontro con tutto il personale che si è tenuto nello studio centrale. La vostra è una realtà sorprendente, ha detto Monsignor Nerbini, e mi compiaccio per il grande lavoro di squadra che fate per raccontare quotidianamente gli eventi della nostra città. In conclusione, il vescovo ha incoraggiato giornalisti e tecnici ad impegnarsi con passione per essere sempre più servizio pubblico per il territorio e voce credibile degna di fiducia per i telespettatori. Prima in città per il docufilm di Gabriele Cecconi, L'anarchico venuto dall'America, dedicato alla figura del regicida pratese Gaetano Bresci. Ce ne parla Giacomo Cocchi. Proiezione pratese per il nuovo lavoro cinematografico di Gabriele Cecconi, intitolato L'anarchico venuto dall'America, un film documentario che offre un ritratto inedito di Gaetano Bresci, il pratese regicida che il 29 luglio 1900 uccise a Monza con tre colpi di pistola il re d'Italia Umberto I. È una storia cinematograficamente molto interessante e soprattutto perché era venuto il momento di superare una forma di rimozione storica che c'è stata nei confronti del regicida e del regicidio
come se cancellando il nome e cancellando il drammatico effetto si potessero cancellare dall'essere avvenuti, dalla storia. Quello realizzato dal regista pratese Gabriele Cecconi è il primo film dedicato a Bresci, personaggio storico dimenticato e poco conosciuto anche nella sua città natale. La figura dell'anarchico di Prato ha sempre suscitato polemiche e controversie. C'è chi lo ha considerato un terrorista squilibrato e assassino e chi un idealista che ha sacrificato la sua vita per la costruzione di un mondo più giusto. Il film riapre anche il caso sulla sua morte, quando il detenuto più sorvegliato d'Italia fu trovato impiccato con un asciugamano alle sbarre della sua cella. Grazie alle riprese esclusive e inedite all'archivio centrale dello Stato a Roma e al penitenziario borbonico dell'isola di Santo Stefano, viene avvalorata l'ipotesi che Bresci non fu suicida, secondo la versione ufficiale, ma suicidato, come ormai ritengono tutti gli storici e i giornalisti che si sono occupati del caso. Il docufilm verrà proiettato lunedì 2 dicembre alle ore 21 al cinema Terminale in via Carbonaia. La visione sarà preceduta dalla presentazione del regista e dell'attore protagonista Andrea Anastasio. La magia del Lago dei Cigni è ancora oggi uno dei più emozionanti tra i balletti classici, rivissuta ieri sera al Teatro Politeama Pratese con l'incanto delle coreografie e dei costumi del balletto di San Pietroburgo, uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Allo spettacolo hanno preso parte anche i solisti del Teatro di San Pietroburgo. Con questa versione del Lago dei Cigni, il balletto di San Pietroburgo ha voluto mantenere intatte le coreografie originali che risalgono al 1895, suggestive anche le scenografie del balletto che si rifanno alla corte imperiale russa di quel periodo. E adesso parliamo di calcio, big match per il Prato che domani ospita il Casale Monferrato. I particolari li vediamo insieme nel servizio del nostro Massimiliano Masi. La 14ª giornata del campionato di Serie D Girone A propone per il Prato l'impegno casalingo, in programma domani con inizio alle ore 14.30 al campo sportivo Adonelli di Montemurlo con il Casale. Sarà una sfida di vertice della classifica tra i biancoazzurri secondi e i neri piemontesi attestati al terzo posto della graduatoria. Insomma, un vero e proprio big match. Il Casale, come del resto il Prato, nell'ultimo turno di campionato ha riposato causa il rinvio della partita interna con il Fossano. La formazione piemontese, allenata dal tecnico toscano Francesco Buglio, rappresenta una delle squadre maggiormente attrezzate del girone, partita per disputare un campionato di vertice. Una squadra tosta, quella piemontese, che il Prato dovrà affrontare con la massima attenzione. La squadra biancoazzurra ha svolto una settimana di lavoro intenso a Montemurlo per preparare con minuzia la sfida con il Casale. Il tecnico Vincenzo Espovito per la partita con i piemontesi avrà l'imbarazzo della scelta, dovendo rinunciare soltanto a Quassì, costretto a scontare il secondo turno di squalifica. Per quanto riguarda la formazione anti-Casale, il Prato dovrebbe presentare Bagheria in porta, difesa 3 con Gentili, Giampà e Diana. A centrocampo Carli e Mariani in interdizione, con Tomi e Regoli larghi sulle fasce laterali, mentre in attacco agiranno Surraco e Diarrasoba a ridosso della punta centrale, Mohamed Fofana. Sarà un Prato avanti tutta, che dalla partita interna con il Casale cerca conferme e punti per mantenersi nelle zone nobili della classifica e più che altro per mettere a distanza di sicurezza uno degli avversari più insidiosi in vista del proseguo della stagione. Insomma, Prato-Casale sarà un primo crocevia della stagione dei biancoazzurri. Parliamo adesso di basket, impegno casalingo domani per la SIBE Prato. Le due vittorie su 9 gare fin qui disputate potrebbero far pensare a un Don Bosco Livorno in crisi ed avversaria più che abbordabile, ma non è proprio così. Quella che domani si presenterà alle Toscanini, palla 2 alle ore 18, è una formazione sì giovanissima, ma imbottita di autentici talenti. Per provare ad arginare le transizioni di una squadra così giovane, ai Dragons servirà una partita di grande attenzione.
attenzione in difesa ed iniziativa in attacco, oltre a limitare le palle perse, un po' troppe in questo primo terzo di campionato. La telecronaca di Sibe Don Bosco Livorno andrà in onda su questo canale martedì prossimo alle 23:40 ed in replica il giorno seguente alle ore 21 sul canale 212 del Digitale Terrestre. Il TG del giorno di TV Prato termina con la pagina sportiva. Vi ricordo l'appuntamento di stasera con il TG della sera alle 20:30. A tutti voi una buona giornata. Arrivederci.